Buongiorno a tutti, grazie di essere qui con noi oggi per una giornata importante per la comunità appunto di Chioggia, di Cavarzere e di Cosa. Accanto al saluto che vorrei estendere personalmente ad ognuno di voi, lasciate che saluti in maniera particolare il nostro Presidente che ha voluto essere presente qui con noi oggi a Chioggia, che saluti le autorità civili, militari e religiose che sono presenti qui con noi oggi. Dicevo, una giornata importante. Il Presidente ci ha assegnato l'anno scorso, se ricordate bene, un finanziamento molto importante, 8 milioni e mezzo di euro. E oggi, Presidente, lei può consegnare alla città di Chioggia questa struttura importante, nuova, che dà una risposta altrettanto importante nel campo dell'emergenza e dell'urgenza. Abbiamo realizzato, lo vedete alle mie spalle, questa struttura che ha al piano terra, alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, un ampliamento del pronto soccorso di 1000 metri quadrati circa, che rappresenterà il nuovo pronto soccorso di Chioggia. Sopra il pronto soccorso c'è il contenitore, per adesso ancora, come dire, al grezzo all'interno, che accoglierà la nuova rianimazione e terapia intensiva. Alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, invece, sopra la cardiologia che era presente, abbiamo realizzato la nuova piastra operatoria con 4 sale operatorie nuovissime, una nuova centrale di sterilizzazione e quindi abbiamo realizzato quel contesto importantissimo al giorno d'oggi nel campo dell'emergenza e dell'urgenza. Il pronto soccorso in particolare che abbiamo realizzato è un pronto soccorso che ha una sua caratteristica. Si raggiunge via terra, come ha potuto vedere, via a cielo, c'è la superficie, ma la particolarità è che c'è anche appunto un pontile perché il pronto soccorso possa essere raggiunto via mare. E questo è molto importante per una città di mare appunto come Chioggia. Al suo interno sono stati sviluppati dei percorsi per l'emergenza e l'urgenza importantissimi, con ambulatori nuovi, distinti per codice colore, con un'area post triage altrettanto importante e un'area dell'operazione breve intensiva che ha ben 10 posti letto e 6 poltrone. Quindi non vedremo, e questo è un mio crucio, non vedremo più la gente ammassata nel corridoio all'interno dell'attuale pronto soccorso in attesa di essere appunto seguita o di essere appunto medicata da parte appunto del personale. È un pronto soccorso che si presenta con un'altissima tecnologia. Noi abbiamo la possibilità di seguire il paziente in tutto il suo percorso all'interno dell'ospedale attraverso un sistema di monitoraggio continuo che appunto avrete modo di vedere. È una cosa importantissima, interessantissima, che ci dà appunto questa risposta molto importante. Questo nuovo pronto soccorso richiede anche nuove modalità organizzative. Qui devo ringraziare le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, perché assieme svilupperemo in questo periodo di via via messa in funzione del pronto soccorso un tavolo di monitoraggio che ci consenta di calibrare bene quelle che sono appunto le modalità di lavoro. Quindi un pronto soccorso al servizio della comunità, al servizio dei pazienti, al servizio delle persone, ma che offre anche un ambiente di lavoro molto più bello, molto più confortevole anche agli stessi operatori. Dicevo poi, accanto al pronto soccorso, la nuova piastra operatoria con 4 nuove sale, con un'area di pre e post ricovero importantissima, con una nuova centrale di sterilizzazione. Quindi una risposta nel campo dell'emergenza e dell'urgenza a 360 gradi, resa possibile attraverso questo impegno che la Regione del Veneto, il suo Presidente, stanno dando a questa realtà. È un'attenzione, quella del Presidente, importante per noi, perché vuol dire continuare quel percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa di restauro, viene un po' chiamato così, sanitario del nostro ospedale, ed è un'opera, è un percorso che continueremo assieme. Voi siete in questa zona perché il pronto soccorso attuale sta funzionando e quindi non andremo ad intaccare quelli che sono i percorsi necessari appunto al soccorso delle persone, quindi vi chiedo anche un po', come dire, scusa se vi sto creando qualche problema per quanto riguarda gli spostamenti, ma ritengo opportuno che si possa, come dire, essere coscienti del fatto che abbiamo lavorato con una certa anche, come dire, difficoltà, ma con l'aiuto di tutti,
facendo le cose nuove, ma con anche un servizio appunto che continuava a funzionare. Alla fine un doveroso ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per questa realizzare questa struttura, a chi l'ha finanziata, il nostro presidente, a chi l'ha progettata, a chi l'ha realizzata, a chi ne ha curato l'arredo, la tecnologia, a chi l'ha messa tra virgolette a lucido per oggi, in questo momento dell'inaugurazione, per renderla appunto, per farvi capire quanto importante sia stato per noi questo percorso. Sono veramente soddisfatto, grazie ancora Presidente di questa opportunità che ha dato a questa azienda sanitaria, alla città di Chioggia, di Cavardere e di Como.